Gentili telespettatori, gentili telespettatrici di Rete 8, buonasera da Sulmona, dove vi giungono queste immagini della processione del Cristo morto che la confraternita, l'arciconfraternita della Santissima Trinità di Sulmona organizza già da 196 anni. Era il 13 aprile del 1827, infatti, quando la Congrega dei Nobili passò la mano alla Trinità per l'organizzazione di questo sacro rito. Nel sottofondo sentite le note della marcia funebre che il maestro Villa compose in onore di Umberto I nel 1900, vittima di un attentato a Monza. Il quadrato dei portatori di lampioni apre la processione, il quadrato è seguito da questa croce vacua rivestita di velluto cremisi e da tralci di vite d'argento, ovviamente simbologia molto chiara. Io sono la vite, disse Gesù, voi siete i tralci. Questa croce vacua fu realizzata nel 1750 dall'artigiano sulmonese Nicola Gizzi. È una croce datata allo stesso periodo. Apparterrebbe anche la bara su cui è disteso il Cristo morto. L'autore è però ignoto. Altra fila di lampioni a chiudere il cosiddetto quadrato iniziale. Sulmona già da questa mattina è piena di turisti e di sulmonesi che vivono fuori della città e che sono tornati per la Settimana Santa. Complice anche il bel tempo, che probabilmente però nelle prossime ore potrebbe cambiare, soprattutto nelle temperature e nelle precipitazioni. Altri simboli fondamentali di questa processione, come dicevamo, sono il Cristo morto disteso su una bara d'argento,
la Madonna, la madre che lo segue con espressione mestissima, e quel che colpisce di più è quel pugnale che le trafigge il petto e le spacca il cuore, a riprova del grandissimo dolore che ogni madre prova alla morte del figlio. L'elemento comunque fondamentalmente connotativo della processione di Sulmona è il coro con il suo caratteristico struscio, il passo cadenzato che serve anche e soprattutto a tenere il tempo. Il coro, per tradizione, è formato almeno negli ultimi 40-50 anni da oltre 100 cantori, divisi in tre toni di voce: i tenori primi, i tenori secondi e i bassi. Il coro, canterà quattro mottetti, quattro versetti tratti dal Salmo 50 di David, cioè il Miserere mei Deus, il Tibi soli peccavi, l'Amplius e Lecce. Come per tradizioni, questi versetti sono stati musicati da maestri, e per tradizione a Sulmona negli anni pari ascoltiamo le musiche del maestro Federico Barcone, negli anni dispari invece, come quest'anno, i versetti sono stati musicati dal maestro Scotti, ad eccezione del Lecce che invece è del maestro Giovanni Galli. Il maestro Federico Barcone è sulmonese, il maestro Scotti invece è aquilano di nascita, anche se sulmonese di adozione, essendo stato per diversi decenni, nella fine dell'Ottocento, maestro della Cappella dell'Annunziata. I simboli della Passione di Cristo sono portati in processione dai bimbi. Vedete la corona di spine, la croce, il martello, i chiodi, la lancia con cui il Cristo fu trafitto, le tenaglie per asportare i chiodi dal legno e dal polso. Come ogni anno, all'interno della processione ci saranno le autorità civili, religiose e militari, a cominciare dal vescovo di Sulmona Valva, Monsignor Michele Fusco, al sindaco della città di Sulmona, Gianfranco Di Piero, nella tradizionale banda tricolore, il presidente del consiglio comunale Gerosolimo con la banda rosso e oro, i colori della città di Sulmona.
Ecco, comparire dalla porta della chiesa della Santissima Trinità la bara argentea su cui giace il Cristo morto, una bara artigianale che risale sicuramente alla metà del Settecento, connotata dai quattro angioletti d'argento con i simboli della Passione. Il Cristo, come vedete, è circondato da garofani rossi, che per tradizione poi vengono presi dai trinitari come ricordo e soprattutto come auspicio per l'anno che si sta svolgendo. Carissimi fratelli e sorelle, iniziamo questo cammino processionale, meditando sull'amore di Dio per l'umanità, per ciascuno di noi. Seguendo Cristo, percorriamo l'itinerario del dolore che sboccia in gioia, della crocifissione che prepara la risurrezione, della morte che si muta in vita. Preghiamo. O Dio, che hai redento l'uomo col sangue prezioso del tuo Figlio unigenito, concedi a tutti noi la sapienza della croce per celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio e gustare la dolcezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Procediamo in pace, nel nome di Cristo. Amen. Brevissima omelia del Vescovo di Sulmona Valva, Monsignor Michele Fusco e Don Ramon, parroco della Santissima Trinità. In sottofondo cominciate a sentire le note del Miserere, salmo, dicevo, del 50 di David, musiche del maestro Federico Barcone. Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tua, abbi pietà di me, o Dio, per la tua grande misericordia.
come vi dicevo, del coro, più di 100 cantori divisi in tenori primi, tenori secondi e bassi. Avete ascoltato il Miserere musicato dal maestro Federico Barcone. A questo punto, a seguire il coro, ci sarà il vescovo Monsignor Michele Fusco, che precede la bara con il Cristo morto, scortato ovviamente dai confratelli trinitari nel loro classico camice rosso cremisi, il cingolo segno di sofferenza, la pettorina bianca segno di purezza. Molti confratelli, come vedete, sono, per così dire, insigniti di una placca d'argento. Sono i sagrestani d'onori che partecipano al sorteggio del lunedì per avere l'onore di portare i sacri simulacri. La tristissima Madonna con il petto trafitto da un pugnale d'argento, il pugnale che le trafigge il seno e le spacca il cuore, il dolore per il figlio perso, il dolore che appartiene ad ogni mamma, ad ogni madre che perde un figlio, come ho avuto già modo di dirvi. I sacri simulacri ovviamente sono scortati anche dalle forze dell'ordine, carabinieri, polizia. Seguono la statua della Madonna, le confratelle, le consorelle trinitarie. Poi il priore con tutti gli altri componenti del consiglio direttivo. E a chiudere il gonfalone della città di Sulmona, gonfalone insignito della medaglia d'argento al valor militare. A Sulmona poi ricordiamo che questa medaglia è stata conferita alla città di Sulmona per il contributo sostanziale che fu dato ai prigionieri alleati che fuggirono al campo 78, mentre a Sulmona si costituì in termini militari anche la Brigata Maiella, tant'è che è l'unica formazione che proprio qui a Sulmona fu insignita, unica formazione partigiana, che qui a Sulmona fu insignita della medaglia d'oro al valore militare. Accanto al sindaco, alla sua destra, la senatrice Gabriella Di Girolamo, senatrice dei 5 Stelle, alla sinistra del sindaco, il presidente del Consiglio Comunale, Cristiano Gerosolimo. E su queste immagini concludiamo il nostro resoconto da Sulmona. Fabio Maiorano vi augura una buona Pasqua, una serena Pasqua. Le riprese sono di Marco Prosperini. Da Sulmona è tutto, grazie.